Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ieri il Vangelo parlava di Gesù, luce vera, venuta nel mondo, luce che splende nelle tenebre e che le tenebre non hanno vinta. Oggi vediamo il testimone di Gesù, Santo Stefano, che brilla nelle tenebre. I testimoni brillano con la luce di Gesù, non hanno luce propria. Anche la Chiesa non ha luce propria. Per questo i padri antichi chiamavano la Chiesa il mistero della luna, come la luna non ha luce propria. I testimoni non hanno luce propria. Sono capaci di prendere la luce di Gesù e rifletterla. Stefano viene accusato falsamente e lapidato brutalmente, ma nel buio dell'odio, che era in quell'accusa, in quel tormento della lapidazione, lui fa splendere la luce di Gesù, prega per i suoi uccisori e li perdona, come Gesù nella croce. È il primo martire, cioè il primo testimone, il primo di una schiera di fratelli e sorelle che fino ad oggi continuano a portare luce nelle tenebre, persone che rispondono al male con il bene, che non cedono alla violenza e alla menzogna, ma rompono la spirale dell'odio con la mitezza dell'amore. Questi testimoni accendono l'alba di Dio nelle notti del mondo. Ma come si diventa testimoni? Imitando Gesù, prendendo luce da Gesù. Questa è la via per ogni cristiano. Imitare Gesù, prendere la luce da Gesù. Santo Stefano ci dà l'esempio. Gesù era venuto per servire e non per essere servito. E lui viene per servire Stefano. È stato eletto diacono, diventa diacono, cioè servitore, e assiste i poveri alle mense. Cerca di imitare il Signore ogni giorno e lo fa anche alla fine, come Gesù viene catturato, condannato e ucciso fuori della città e come Gesù prega e perdona. Mentre viene lapidato dice: Signore, non imputare loro questo peccato. Stefano è testimone perché imita Gesù. Potrebbe però sorgere una domanda. Servono davvero queste testimonianze di bontà quando il mondo dilaga nella cattiveria? A che cosa serve pregare e perdonare? Solo a dare un buon esempio? Ma a che serve quello? No, c'è molto di più. Lo scopriamo da un particolare. Tra quelli che, per i quali Stefano pregava e perdonava c'era, dice il testo, un giovane chiamato Saulo, che approvava la sua uccisione. Poco dopo, per la grazia di Dio, Saulo si converte, riceve la luce di Gesù, l'accetta, si converte e diventa Paolo, il più grande missionario della storia. Paolo proprio nasce dalla grazia di Dio, ma attraverso il perdono di Stefano, attraverso la testimonianza di Stefano. Ecco il seme della sua conversione. È la prova che i gesti di amore cambiano la storia. Anche quelli piccoli, nascosti, quotidiani. Perché
Dio guida la storia attraverso il coraggio umile di chi prega, chi ama e perdona. Tanti santi nascosti, i santi della porta accanto, testimoni nascosti di vita, con piccoli gesti d'amore cambiano la storia. Essere testimoni di Gesù vale anche per noi. Il Signore desidera che facciamo della vita un'opera straordinaria attraverso i gesti ordinari, gesti di ogni giorno. Lì dove viviamo, in famiglia, al lavoro, ovunque, siamo chiamati a essere testimoni di Gesù, anche solo donando la luce di un sorriso, luce che non è nostra, è di Gesù. E anche solo fuggendo le ombre delle chiacchierie e dei pettegolezzi. E poi, quando vediamo qualcosa che non va, al posto di criticare, sparlare, lamentarci, preghiamo per chi ha sbagliato e per quella situazione difficile. E quando a casa nasce una discussione, anziché cercare di prevalere, proviamo a dissentire e a ricominciare ogni volta perdonando chi ha offeso. Piccole cose, ma cambiano la storia, perché aprono la porta, aprono la finestra alla luce di Gesù. Santo Stefano, mentre riceveva le pietre dell'odio, restituiva parole di perdono. Così ha cambiato la storia. Anche noi possiamo cambiare ogni giorno il male in bene, come suggerisce un bel proverbio che dice: fai come la palma, le tirano sassi e lei lascia cadere datteri. Oggi preghiamo per quanti soffrono persecuzioni per nome di Gesù. Sono tanti, purtroppo. Sono più che nei primi tempi della Chiesa. Affidiamo alla Madonna questi nostri fratelli e sorelle che rispondono all'oppressione con la mitezza e, da veri testimoni di Gesù, vincono il male con il bene. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedito frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedito frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus et benedito frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovi, per passione meius et cruce, a resurrezione gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a te. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi, famiglie, gruppi e singoli fedeli che seguite questo momento di preghiera attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Dobbiamo farlo così per evitare che la gente venga in piazza, così per collaborare
in quelle disposizioni che ha dato l'autorità per aiutarci a tutti noi a fuggire di questa pandemia. L'atmosfera di gioia del Natale che oggi si prolunga e riempie ancora i nostri cuori, susciti in tutti il desiderio di contemplare Gesù nel presepe, per poi servirlo e amarlo nelle persone che ci stanno accanto. In questi giorni ho ricevuto messaggi augurali da Roma e da altra parte del mondo. È impossibile rispondere a ciascuno, ma approfitto e esprimo adesso la mia gratitudine, specialmente per il dono della preghiera che voi avete detto che fai per me, che ricambio volentieri. Buona festa di Santo Stefano. Per favore continuate a pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.